tecniche di filo. Oggi vi propongo il tutorial per decorare un asciugamano in spugna. Guardate questo è il risultato finale. Sono partita da un asciugamano in spugna di cotone come questa, semplicissima. E il risultato è questo che abbiamo visto. Per effettuare questa decorazione io ho preparato ovviamente l'asciugamano da decorare. Questa qui è quella da bidet. Poi una fascia di tessuto che utilizzerò per la decorazione, alta 15 cm e lunga quanto la larghezza dell'asciugamano più 4 cm. Quindi prendiamo il nostro metro da sart, misuriamo. È di 40, questa larghezza è 40, aggiungiamo 44, quindi la mia fascia sarà 15 per 44 centimetri. Poi ho preparato questo merletto di cotone che utilizzerò per decorare, ok? Ne ho preparato circa 2 metri. Questo nastrino sempre in cotone che utilizzerò per decorare il cuoricino, quindi circa 30 centimetri di questo. Poi ancora un pezzo di tessuto come quello della fascia e una sagoma di cuore che ho ritagliato su un foglio qualsiasi. E questo pezzo di tessuto deve contenere almeno questa sagoma. Come strumenti utilizzerò al solito gli spilli, l'ago, del filo per imbastire, le forbici, sbaglio sempre, e poi una matita per marcare il tessuto. Io utilizzerò anche la macchina da cucire. Vi mostrerò come effettuare questo applique, quella del cuore, senza utilizzare la carta termoadesiva. Ovviamente abbiamo già utilizzato, utilizzerò anche il metro da sarta. Partiamo. Come prima cosa, io dall'asciugamano stabilisco quale lato decorare, se questo o l'altro, decisione non troppo impegnativa. E su questo lato vado ad eliminare questa fascia qui cucita. La vado ad eliminare con le forbici. Okay, la vado a tagliare. Questa operazione la devo fare con. Posso anche provare a toglierla, cioè nel senso a scucirla se possibile. Dipende dall'asciugamano che prendete. Sì, forse è possibile anche scucirla in questo caso. Allora, io nell'altro caso l'ho eliminato completamente quel cordoncino. In questo caso, sinceramente, l'ho scucito ed è venuto bene. Dipende poi dal tipo di asciugamano che avete, bisogna valutare un pochino caso per caso. Nel dubbio lo eliminate quella parte più spessa. A questo punto andiamo a posizionare sul tavolo da lavoro l'asciugamano, non nel dritto, ma sul rovescio. E guardate attentamente. Prendiamo la fascia di tessuto e anche il tessuto lo mettiamo sul rovescio e lo andiamo proprio a mettere così a filo, una parte comunque la vado ad eliminare. Aspettate un attimo. Allora, man mano che si fanno i lavori, in realtà cerco di fare dei tutorial senza imprevisti, ma ci sono sempre. Ho tolto praticamente l'eccesso di tessuto, ho lasciato solo questa fascia più piccolina, quindi questa qui la andrò ad eliminare. Sono sul rovescio dell'asciugamano, prendo la fascia di tessuto e la posiziono su questo. Guardate, il mio tessuto è decorato e ho messo questa parte decorata sull'asciugamano, quindi sul rovescio dell'asciugamano, e la vado a mettere in modo tale da lasciare un po' di spazio, vedete, verso destra. È un po' verso sinistra, non si vede bene, ma è così. Ok? E vado a fissare
con degli spilli. Ripeto, questo è il rovescio dell'asciugamano e metto il tessuto in questo modo. Ho fissato con gli spilli, adesso vado alla macchina da cucire ed effettuerò una cucitura dritto, con un punto dritto su tutta questa lunghezza. Dopo aver passato alla macchina da cucire con il punto dritto, vado a togliere gli spilli. Allora, a questo punto dovete fare altro che aprire il tessuto, vedete? Molto bene. È utile anche il ferro da stiro in questa fase e andiamo a riportare il tessuto su quest'altro lato dell'asciugamano, che sarà il dritto dell'asciugamano. Ecco qui la decorazione. Guardate quanto è rifinito bene nella parte più bassa. Quindi questo semplice passaggio ci consente di ottenere un lavoro pulito e fatto bene. Adesso l'abbiamo posizionato sul dritto. Con un po' di attenzione andiamo a piegare il tessuto, questo qui, e poggiarlo, vedete, sull'asciugamano stesso e la fissiamo con degli spilli. Ecco qui, guardate, ho perso qualche minuto, no, qualche minuto no, insomma, l'ho sistemato per bene, così come voglio che venga. Se volete potete passare anche ferro da stiro in modo tale che il tessuto si appoggia perfettamente. Adesso vado alla macchina da cucire e vado a cucire così tutta questa fascia. Questo è il risultato. Gli ho passato un punto dritto. Ora vado ad applicare la decorazione. Io vado a mettere il merlettino. Guardate bene qual è il dritto, eccolo qui. Questo sarà il merlettino che io adesso vado a cucire su questa fascia, proprio così. Ecco la fascia applicata e decorata. Ovviamente togliamo gli spilli e i fili in eccesso. A mio avviso già così la decorazione è sufficiente per l'asciugamano, già è molto carina così, però vi mostro come effettuare anche questo applique. Allora, come questo applique, perché la impreziosisce molto, guardate, veramente bello. Ok, prendiamo il pezzo di stoffa. Lo mettiamo sul rovescio e posizioniamo il cuore sul pezzo di stoffa stesso. Lo fermiamo con le mani e con l'aiuto della matita vado a tracciare il contorno. Vi consiglio la matita in questo caso perché se utilizzate la penna non si vede questo tratto, però se utilizzate la penna se perde inchiostro poi vi rovina il tessuto, vi rovina un pochino il lavoro. Quindi se utilizzate la matita state proprio tranquilli. Eccolo qua. A questo punto con la forbice vado a ritagliare tutto attorno, lasciando un margine di cucitura di circa 1 cm. Ecco qua la mia sagoma. Ok? Adesso devo togliere un po', devo consentire la piegatura di questo, quindi vado a appoggiare questa parte sul foglio e vado a piegare il mio tessuto e lo vado a fissare con degli spilli. Insomma, cercherò di fare un po' di attenzione, ma questo devo fare. Devo ripiegare il mio cuoricino su questo pezzo di stoffa. Piccolo trucco: andate a togliere un po' di stoffa in questo modo, dove si devono fare delle curve più accentuate. Questo vi aiuta a creare la sagoma. E adesso con il filo per imbastire ho richiuso in qualche modo la sagoma, insomma farò poi attenzione a chiudere bene quel capo. Questo è il cuoricino. Lo vado adesso
ad applicare sulla mia asciugamano. Lo devo applicare al centro, quindi prendo il metro da sarta, misuro i miei solidi 40, quindi a 20 centimetri. Deciderò per esempio di metterlo, che ne so, questa è una questione di gusto, lo metterò qua. Quindi lo vado a mettere proprio così, lo vado a posizionare. Quando sono, diciamo, sicura, forse pure un po' più giù, un po' più giù. Sono sicura della posizione, vado a fermarlo con degli spilli. Adesso alla macchina da cucire lo fisso proprio sull'asciugamano. Applicato il cuore utilizzando un punto a zig zag. Perché? Perché così ho più superficie per fermarlo, diciamo, meglio. Non vi preoccupate se c'è qualche angolo che non è proprio perfetto, perché adesso andiamo ad applicare il merlettino. Ah, prima di fare questo andiamo a togliere il filo dell'imbastitura, che è questo qua che si vede con i tratti più lunghi. Adesso vado ad applicare il merlettino sul mio cuore. Lo metterò, vi faccio vedere questo che già ho fatto, arricciandolo così. Quindi l'arricciatura in realtà è casuale, quindi farò ad occhio. L'effetto è questo. Ecco, lo poggio semplicemente sul bordo. E lo vado a fissare con il filo per l'imbastitura. Insomma, lo aggiusterò in qualche modo. Quindi ho imbastito tutto questo merlettino. Adesso con un punto dritto alla macchina da cucire, oppure lo posso fare a mano se voglio, lo vado ad applicare proprio in maniera permanente. Ecco fatto. Adesso vado a togliere i fili in eccesso e l'imbastitura, e poi vado ad applicare questo fiocchetto. Realizzo il fiocchetto, mannaggia, faccio il fiocchettino e lo applico. Quindi decido per bene quali saranno le misure e lo applico. Lo applicherò qui con un punto di cucitura. Questo è il risultato finale. Vi mostro questa. Che è già terminata. A me, come idea, è piaciuto molto, anche per fare un regalo speciale ad un'amica. Voi cosa ne pensate? Se volete, scrivete un commento. Ciao, amiche di filo!